Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a provare un team molto forte che mi capita di vedere nella top rank, ovvero la lineup Triplo Ultra. Quest'ultima è formata da Broly come leader, affiancato da Vegeta e Gogeta, e dietro avremo una Bench Fusion. Grazie a Super Vegito riusciremo anche a zinca e benciare Broly. Infine leveremo Fusion, quindi perderemo col 5% di damage e key recovery, però guadagneremo un 50% di stack attack e blast defense grazie a Broly Extreme. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, primo game siamo contro un God Ki con Etapion come leader, ovviamente a supporto di Vegeta e Mui. Noi invece stiamo con questi tre ciaddoni Triplo Ultra, team davvero bello da giocare. Sì, sono tre Super Saiyan, quindi magari avranno un bel po' di problemi contro Cooler, però affidatemi, ho già beccati parecchi e il team funziona uguale. Questi tre sono talmente forti, presi singolarmente, che girano anche contro Movie, contro Cooler. Non è un matchup impossibile, anche se difficile. Allora io adesso levo Broly, perché così mi rimane quel pezzettino di gauge che andrò a fullare con la verde, che vedete lì in basso a destra, che adesso è lockata. Tirando la verde con Broly sul prossimo personaggio avversario, lo lockeremo e gli leveremo il Vanishing, così da prendere una combo garantita, a meno che non mi spari Rising Rush in testa, ma poi vediamo. Tipo adesso, metto Broly, verde. Ok, Vegeta adesso non è il Vanishing. Non ha Switch ovviamente perché è lockato, non mi ha attirato nessun tipo di Rising Rush, allora vado di Ultimate. No, erano passati già 5 counts. Non me ne ero accorto, penso che fosse il quinto preciso. Peccato, va bene, comunque. Vabbè, dai, danni onesti. Comunque è questo il metodo migliore per usare quella verde. Aspettate fino all'ultimo, l'ultima carta per fullare il gauge. E poi prendete questa combo garantita. Ok, peccato per Rising Rush parato. Ho dovuto tirare per forza subito perché avevo paura del più Rising Rush nemico. Ok, muori Tavion. Poi il fatto è che qui io Super Vegito 14, ho messo anche Gotenks per avere un Fusion. E con doppio HP hanno tutti più di 3 milioni di vita. Poi Broly è bello tank in questo modo. Davvero molto solido come team. Qua mi sa che... vediamo se Broly riesce a tankare l'ultimate. Se la tanca è il ciaddone definitivo. Buoni che la tanca. Buoni che la tanca, 300.000. Non facciamolo morire adesso. Questa dovrebbe essere kill. Vai. Stavolta sono sicuro che non ha switch. Non serve neanche l'ultimate. Andiamo direttamente di special move. E addio a Goku. Vedete, flammo Gogeta Ultra. E poi lui si riprende e mi azzittisce. Ma giusto così, va bene. Qua ti prendi cover più special. Ok, bene. Allora, mi serviranno un po' di carte per buttarlo giù. Però ce la dovrei fare perché ho Vegito Ultra, quindi... combo infinite. Facciamo verde, strike, ho ancora 3 blast e se non erro ho ancora l'ultimate di Gogeta Blu. Quindi la potrei persino finire con quella. Anzi, la finiremo con l'ultimate. Combo, guardate, sto a 65 combo prealti, ho fatto tipo 80 combo. Orello, è rimasto fermo per 10 secondi. Comunque, GG. Ok, siamo contro il Paralyze Fusion con Mr. Satan. Io sul serio devo capire il team di sviluppo. Boh, cioè, per quale motivo hanno creato il Paralyze in questo modo e Mr. Satan?
Cioè, gli sembrava una bella idea fare, ma sì, dai, mettiamo una meccanica che completamente a caso ti immobilizza il personaggio mentre fai dei comandi casuali. Mamma mia. Sto zitto che è meglio. Sto zitto. Ok, dovessi aver perso il tuo ultimate aggressivo. Ma la posso anche tankare, tanto non mi ammazza. Se magari riesco a giocare, visto che il Paralyze mi ha già bloccato 5 o 6 volte. Oh, finalmente. Ovviamente Quick Dash più Strike immediata perché non aveva più il Vanishing. Qui ho ancora l'anticover. E allora mettiamo un po'. No, dai ragazzi. Dai ragazzi, dai, vi prego. Non ce la faccio più. Per fortuna che questo ti ha le strike dritte per dritte. Mamma mia. La verde di Gogeta me lo leva il Paralyze. Vediamo. Ok, sì, me l'ha levata. Ricordavo bene. Vabbè. Però qui niente, lui va di strike dritta per dritta. Mi tira l'ultimate. Questa è kill. Non posso tankarla, se metto Broly muore. Tutte le combo che ho subito sono state per colpa della casualità del Paralyze. Oh, finalmente andiamo in combo. Senza che vengo fermato. Tu muori. Madonna, perché ha fatto questa cosa? Praticamente ha sacrificato Gogeta Ultra invece che Mr. Satan. Ah no, vuole entrare Vegito. E leviamo la prima vita a Vegito, ma questo game è l'inferno. Ora, in teoria, il Paralyze è finito perché lo può mettere solo le prime due volte che entra in campo. Oh, tu muori e ci prendiamo una kill. Ora in pratica siamo 1v2. Visto che non lo calcolo nemmeno Satan. Sì, può ancora lockare, ma... devo vincere il Clash per forza. Oh, ok, ok. 1v1 con Gogeta. Ci siamo, ci siamo. Oh, muori. Muori, esplodi, mamma mia. Mamma mia ragazzi, c'è un girone dell'inferno per quelli che giocano Mr. Satan, GG. Ok, siamo contro Blue Blue Purple God Key, intanto ti prendi subito un bel counter. Io prendo la combo. Onesto. Vai, cover più special. Sempre bello vedere Beerus giocato, anche se nella lineup vi ho fatto vedere qualche giorno fa. È sicuramente più forte. Belli questi quasi tre quarti di HP con una special inizio game. Ma si aspettava una blast? Cioè un drop? Ma con una lineup completamente mini è difficile che mi escono le blast. Comunque Blue Boy si è esplosi, Broly sta giocando da solo. Ah, peccato. Va bene, posso lasciarlo. Sì, posso lasciarlo. Ora gli si carica anche il gauge, devi switchare. Eccoci qui. Ok, PV e questa forse anche kill. Infatti c'è il forfè. Ok, siamo contro Fusion, alla fine è la mia stessa lineup, però io gioco Broly Ultra e lui Super Vegito. Che poi, sì ragazzi, io l'ho chiamata lineup triplo Ultra, ma in realtà è Fusion più Broly. E penso che sia anche la migliore attualmente, visto che quella vecchia con Super Vegito è in calo. Il Blue Yellow viene distrutto dal movie attuale con Cooler, quindi mettere Broly come terzo, che è un personaggio nettamente più forte
di Super Vegeta, ma anche di un Vegeta blu, direi che è una buona, un'ottima scelta, come state vedendo. Ok, mi dì la special, così metto Broly e tiro il Vanishing. No, peccato. No, potevo prendere il counter, ma avevo tirato la pallina, però non fa niente perché possiamo andare in combo. Metti Vegitozzo? Sì, metti Vegitozzo. Questa la tanco, così mi si full il gauge. Ok, praticamente mi ha fatto il solletico. Ah, aveva di nuovo lo switch, va bene, va bene. Tanto non prendo danni. Per tutti coloro che dicono che Broly viene shottato e che non fa danni, il mio fa sia l'uno che l'altro, tanca come lo schifo e fa anche bei dannoni. Va bene, tanto questa è la prima vita di Vegito, quindi possiamo subire questo Rising Rush. Ok, non mi tira l'ultimate. Mamma mia, quanto ho rischiato. Mamma mia, quanto ho rischiato. Allora, non ho ancora i danni per ammazzarne uno di ultimate, quindi aspettiamo un attimo. Aspetto almeno un'altra combo. Ok. Vai. Vai, vai, vai. Questo dovrebbe essere kill. Non so se questo è il quarto o il quinto game. Comunque penso che sia l'ultimo. No, come non l'hai ucciso? Vi prego. Poi ditemi voi cosa ne pensate di questa line-up. A me sta piacendo un sacco. E sto anche giocando le reppie abbastanza alti, eh. 1-9-7. Pulito. Tipo in top 3 o 2k. Sto avvicinando alla gold. Non so se farò la gold in questa season. Lo vedrò un attimo. Se è fattibile sì, se no non ci voglio stare troppo sotto. Comunque questa è la ultimate che aspettavo. Qua mi prendo una kill garantita e poi rimango con un bel 3v2. Ok. Bene, questa è un'altra uccisione. E infatti c'è il forfè.